Sedicesima giornata di Serie A femminile al centro sportivo Giacinto Facchetti. Si sfidano Inter Women e Pomigliano. L'Inter vuole rifarsi dopo il KO subito contro la Roma, mentre Pomigliano ritrova sulla panchina Tesse. Lento, non è facile perché copre bene gli spazi Pomigliano, è molto stretto nei reparti. Attenzione a Polli ora con il destro, prova a incrociare l'ex attaccante dell'Empoli, non trova però lo specchio della porta, trova solo il fondo. Cizar in qualche modo prolunga per Polli. Cizar prova a far correre Njoya, non è in offside. Njoya entra in aria, la palla sul destro. Njoya con il destro, e l'estremo difensore di Pomigliano gli dice di no. Si resta solo 0-0 al minuto numero 58. Già battuta la rimessa laterale per Alborghetti. Qui è bravissima della Peruta a recuperare il pallone, favorendo l'inserimento di Tudisco. Tudisco, la palla sul destro. Tudisco! È un gol incredibile del Pomigliano con Tudisco. Inter 0, Pomigliano 1. La firma di Giorgia Tudisco al minuto numero 59. Qui stupendo il recupero palla di della Peruta. Tudisco si allarga per concludere e trova l'incrocio dei pali. Non può niente durante. Gol fantastico di Giorgia Tudisco. Si porta la palla sul destro, cross dentro per Marinelli, al volo! Risponde però Buhigues. Grande risposta dell'Inter, non è finita. Pandini sulla corsia sinistra, cross dentro! Smanacciata dall'estremo difensore del Pomigliano, risponde subito presente l'Inter. È pronta Bonetti con il mancino, dentro a cercarla, testa di... Poi arriva Cizar, traversa dell'Inter con Cizar, poi ribatte ancora a rete Cizar con questa deviazione però di Kathleen. Tantissimo di Cizar, rivediamo, raccoglie una respinta corta dalla difesa del Pomigliano e al volo con il destro trova un grandissimo tiro che però Tudisco, poi Fusini. Trasmette in mezzo, Moraca apre per Tudisco che entra in aria, Tudisco si porta la palla sul destro, Tudisco! Per l'arbitro allora Simonetti, dentro in profondità per Bonetti e Zhange allontana sui piedi di Sostebold che di testa prolunga per Bonetti, si porta la palla sul mancino, Bonetti prova il sinistro, non trova lo specchio della porta, trova solo il fondo, resiste alla carica di Ferrario, Njoya dentro per il sinistro di Marinelli, in qualche modo e Zhange. Ma non c'è più tempo, finisce qui, funziona la cura Tesse, dopo due KO consecutivi si impone sul campo dell'Inter la squadra allenata da Tesse grazie alla perla di Tudisco al 59esimo e si allontana la zona rossa dalla classifica, una vittoria storica.